Forza guarda che piccione, guarda che roba. Dove. E oggi, dopo averlo visto finalmente con la sciarpetta, sono sereno e non ho timore che possa accadere qualcosa di oscuro. Il pentagono di Kamada pende tantissimo verso la tecnica. Comunque un profilo esperto che ci può stare. Anche lui dovrebbe firmare un biennale 2 più 1, quindi poi opzione per un altro anno. Classe 96, quindi un po' più vecchio, però... 皆さん、こんにちは。本当に久しぶりの動画になりますが、今回は、えっ、ー、と、鎌田選手がラツオの移籍が決まったので、えー、この動画をアップロードすることにしました。また、150ライクで、今期は、まあ、鎌田を評価する現地のサポーター、まあ、ラツオのサポーターの動画もたくさんアップロードしますので、えー、たくさんのライクをこの動画に残していただければと思います。本当に今日の朝起きて、まあ、携帯のニュースを見てたときに、 えー、まあ、その、鎌田が移籍するっていうことを、えー、知ったので、本当にびっくりしました、最初は。まあ、インテルの移籍の話もあったし、その前には、まあ、ミランとかローマの話もあったので、セリアーニア移籍するとは思っていたんですけど、まさかラツィオだとは、えー、思っていなかったです。そして今回は、ラツィオのサポーターが、その鎌田の獲得について語る動画を日本語に訳してアップロードすることにしましたので、えー、この動画を最後まで見ていただければと思います。そして、えー、訳した動画の あとに、その一番最後には、ラツィオの今後の日程であったり、あとはラツィオの開幕戦のレッチェ戦のフォーメーション、予想されているフォーメーションも見ていきたいと思いますので、もしも、えー、鎌田が、えー、スタートから起用された場合は、どのポジションで、えー、プレイするかどうかについても解説していきたいと思いますので、この動画の最後まで見ていただければと思います。では、今回、訳した動画はこちらにあります。 Io no, solo, no, una no. a Forza Lazio! Yeah, guarda che piccione, guarda che roba tu! Ma ah, stai! Guarda vicino a la faccio io, vai! Aspetta, non voglio venire! Ma non dovete stare! All stay. around Lazio! All around Lazio! Grazie! No. Oh, me la fai da i centri! No. Why not with me? Stop. Just no. a, a second, no. I want to go home! Sì, sì. Sì, è buonissimo, vai! Forza Lazio! Vai, grande, E oggi dopo averlo visto finalmente con la sciarpetta, sono sereno e non ho timore che possa accadere qualcosa di oscuro, di imprevedibile che rovini tutto. Oggi, signori, si gode. Per una volta, non c'è niente di brutto da dire, ma semplicemente cose positive perché è arrivato Camata a Roma. Allora, domattina in Paideia per le visite e finalmente è finito lo stincubo, abbiamo la mezzala, il sostituzione di Milinkovic, un bel acquisto, io che sono sempre super critico, sempre super pessimista, sempre super negativo, sono contento, sono contento perché è un giocatore di livello, è un giocatore già pronto, è un giocatore, non è una scommessa. No, è un giocatore capace È un giocatore che sicuramente avrà bisogno di qualche tempo Per magari integrarsi Ma è un giocatore capace Le cui qualità sono fuori discussione Cosa che dovrebbe renderci tutti orgogliosi Anche perché al di là delle cifre ehm, Che onestamente mi interessano poco in questo momento È un giocatore che arriva a parametro zero Con delle opportunità di crescita del marchio Che sono enormi Tant'è che a quanto pare Mizuno parteciperà alla, ehm, al pagamento dell'ingaggio con un giocatore così nazionale giapponese la Lazio deve, deve però a questo punto ehm, pianificare qualche qualche progetto eh, che sia funzionale a una crescita del brand anche in territorio asiatico il tanto vituperato Claudio Lotito se ne esce con due colpi non da poco, prima i Saxon, video già online, e adesso anche Kamada che arriva svincolato dal Francoforte. Kamada, classe 96, 26 anni, pieno della carriera calcistica, che più pieno non si può, più che altro era pronto per un'altra esperienza diversa e per continuare comunque a giocare la Champions League e la giocherà. Camadà è stato corteggiato da mezza Italia, prima il Milan, poi la Roma, poi l'Inter e infine la Lazio che dovrebbe esserselo accaparrato. Il pentagono di Camadà pende tantissimo verso la tecnica. Comunque un profilo esperto che ci può stare ed è un profilo che comunque secondo me può fare al caso di Sarri, è un centrocampista molto tecnico, molto di ragionamento, più che eh no, Valottito, fermati, ti prego, perché io sono andato a lavorare tranquillo oggi alle 2 poi tutto il pomeriggio è tempestato di messaggi e meno male. E Kamada, allora, giocatore che è in scadenza, anche lui dovrebbe firmare un biennale 2 più 1, quindi poi opzione per un altro anno. Classe 96, quindi un po' più vecchio, però comunque nel pieno della carriera, giapponese come si evince dal nome, 1,84, quindi un trequartista atipico anche per caratteristiche, ma attenzione, perché adesso qualcuno dirà, ma come il trequartista non è previsto nel modulo da Lazio. Vero? Vi dico la verità, forse non l'avrei neanche preso, cioè a noi serviva, serve un giocatore come Sow per rinforzare il centrocampo, però Kamada comunque nell'Eintracht ha giocato sia come esterno nel 4-2-3-1, ha fatto anche comunque la mezzala, ha giocato a centrocampo vicino anche a Sow, quindi io non so Sarri dove lo voglia mettere, lui è un piede destro, quindi non so sinceramente se abbia le caratteristiche per giocare. Io adesso provo a incastrarlo nel puzzle Lazio come mezzala destra al posto, tra virgolette, di Minico Savic, con lui Salberto dall'altra parte. Anche se voi provate e immaginavate quella formazione lì, bellissima, fantastica, ma forse un po' sbilanciata in avanti. では、今回の動画はこちらになりましたが、いかがでしたでしょうかそして、一番最初に話したラツィオのサポーターは、ミズノが、 その、鎌田選手の年俸を負担するっていうか、まあ、その、えー、持つっていう話をしてたんですけども、それについては、本当なのかどうか、その情報が本当なのかどうかを、えー、している方は、まあ、コメント欄に意見を教えていただければと思います。で、こちらが、えー、レッチェ戦で予想されているフォーメーションになるんですけれども、もちろん、ちょっと、えー、ミリンコビッチが、えー、中盤に入っているんですけど、それはもう間違いなので、 えー、それは無視していてくださいそしてまあ、まあ、鎌田選手がどこで起用されるかどうかについてなんですけど、まあ、フォーメーションとしては、まあ、昨シーズンはずっと4三3 3のフォーメーションを、えー、サリー監督が起用していたので、えー、おそらくなんですけどミリンコビッチ・サビッチの代わりに、えーまあ、中盤で、えー、起用されるのかまたはペリペ・アンダーソンやえーリン ザカンニ選手の代わりに、えー、プレイするのかというところだと思います。もちろん合流が遅れたということによって、まあ、こ、この試合はスタートから出すっていうことは、まあ、ほぼないと思うんですけれども、途中出場した場合は、まあ、ミリンコイチサビチのポジションで起用されるのかなというふうには思っています。皆さんもこの下のコメント欄に意見を教えていただければと思います。どのポジションで、えー、今シーズン、カマダは、えー、起用されると思いますか そして、また、えっ、ー、と、イタリアのサポーター、まあ、その特にラチのサポーターが、鎌田選手の移籍についてであったり、あとは今シーズンの、えー、鎌田選手のパフォーマンスの、試合のパフォーマンスの評価をする動画を見たい方がいれば、えー、この下のコメント欄に、えー、プラ、ライクボタン、その、高評価をしていただければと思います。今シーズンはもちろん、久保選手、三笘選手の、えー、あとは、ま、もちろん、冨安選手の、 評価をする現地のサポーターの動画も、えー、たくさんアップロードする予定なんですけれども、えー、その鎌田選手に関してはみんな興味があるかどうかというのを、えー、知りたくて、えー、こういうふうに、まあ、その「like」ボタンを押してくることによって、えー、どれだけの人たちが、えー、この鎌田選手の評価について興味あるかどうかというのを分かるので。 少しだけでも興味ある方は、えー、高評価をよろしくお願いいたします。では、今回の動画はこのようですが、いつも通りチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。毎日のように新しいコンテンツをアップロードしてますので、通知をオンにしていただければ、その新しいコンテンツを見逃すことはないです。